Considerando che mi sono svegliato un pochino più tardi perché sono le 8 meno un quarto, c'è un freddo porco stamattina. Qua non c'era nessuno e si è attaccato. Come sempre, raga, come sempre. Non riescono a stare un pochino più in là. Cioè, ora veramente, oh, guardate. E manco da dire che c'ha l'ombra perché non c'ha l'ombra lì. Ma non puoi stare un po' più in là. No, niente, si devono attaccare. E hanno fatto un casino quando è arrivato, incredibile. Comunque sì. Dormite super bene, c'è bello freschino. E questa è la situazione. Tre mezzi. Tra l'altro ho letto, anzi non ho letto. Mi ha detto la guardia forestale ieri che ho conosciuto, che vive in camper, mi ha detto che leggendo sotto i forum della Toscana, sì, della Spagna, mettere questi qua in Spagna non è considerato campeggio. E tanti saluti, arrivederci. C'è un crudino qui, c'è un crudino. Ciao crudino, ciao. Bimbo, vuoi andare fuori a fare pipì? Vuoi andare fuori a fare pipì, amore? Sì? Andiamo fuori a fare pipì? Sì, amore. Adesso andiamo. Stamattina abbiamo anche un ospite che si è venuta a riparare per il freddo. Ah, qua sopra c'è la linea aerea. Eh sì, minchia. Ah, eh sì, perché passa molto basso qua, eh? Ma che roba! Ho imparato a fare una robetta, anziché cioè, dirvi il nome, eccetera, vi faccio vedere semplicemente da Google Maps dove siamo. Se volete potete salvarvi questo video e guardarlo poi in post. Allora, questa è tutta Minorca, noi in questo momento siamo qua. Sonsaura, si chiama Arenal de Sonsaura. Questa è la caletta, come vedete, e noi siamo in questo parcheggione qua, tutto fatto di sabbia che al giorno molto probabilmente, vedendo anche da Google Maps, si riempie di macchine. E qui c'è tutta questa spiaggetta molto molto bella, che credo più tardi di fare una bella dronata, perché guardate che roba. Pazzesca. Uno scoiattolo! Laggiù, Cori, stai un po' fermo un secondo. Porca troia! Sono riuscito a prendere Cody e a salvare la vita dallo scoiattolo. Sarà imbecille. Guarda, adesso è fisso a guardare lo scoiattolo. Guarda. Cody, dov'è lo scoiattolo, amore? Dov'è? Meno male che era svelto, che è riuscito a infilarsi dentro al cespuglio. Povero scoiattolino. E là, dentro quel cespuglietto là. Hai visto che cagnolone, amore, che c'era? Scendi un po' giù dal tavolo. Oh, scendi giù dal tavolo con le zampette sporche lì. Scendi giù. Porca miseria, scendi giù. C'è un po' di. Ma anche a casa vostra il cibo finisce così in fretta. Situazione delle 2:30, perché è giusto portarvi anche queste robe qui, non solo la bella vita e tutte le cosette che faccio sempre vedere sia su Instagram, soprattutto su Instagram, ma anche su YouTube. Situazione delle 2:30, sto morendo di caldo, ma seriamente, sto morendo di caldo. Cody, vabbè, ora si è spostato, però ha il suo ventilatore puntato addosso, perché priorità Cody, assolutamente, io resisto, non me ne frega, però ci sono 38 gradi fuori. Ma che benessere, questa cosa qui, ma che benessere! Oh.
Ma oh, che bello! Ma che bello, babbo, un po' pisello così. Raga, ho appena scoperto una super cosa del camper che non conoscevo, perché non ho mai fatto carico della seconda tanica dell'acqua ausiliaria. Quindi inquadro un attimo qua sotto. Dentro questa cosetta qui io ho tutto l'ambaradan di della pompa, dell'acqua, eccetera. Questa qui era chiusa, non so se la vedi, la vedono? Questa maniglia rossa, Cody. Ma porca Cody, vai via un attimo, per favore, vai lì sopra, dai. Vai lì sopra, amore. Sì, sì, mi hai aiutato, bravo, grazie, grazie. Vi stavo dicendo che questa maniglietta rossa qui era chiusa, chiaramente, perché io usavo solo la tanica dell'acqua che ho appena rotto. Vi faccio vedere. Vedete? Questa qua credo sia da 100 litri, se non sbaglio. E ho sempre usato questa, perché appunto ho sempre viaggiato da solo, no? Ora ho deciso di riempire per la prima volta anche quella che c'ho nel gavone. Adesso ve la faccio vedere. E solo che finendo questa non riuscivo a capire effettivamente perché la pompa non smettesse di pompare, perché continuava così, quindi pompava a vuoto. Ho spento la pompa, ho capito che non gli arrivava dalla seconda pompa, che sarebbe questo tubo qua. No, questo tubo qua. Perché vedete qua c'è un T. Qua c'è un T, quindi qui arriva dal gavone e qua va praticamente alla pompa. Insomma, questo qui era chiuso, l'ho aperto e ora va. Però io non conoscevo minimamente questa cosa e sono contento di averlo scoperto, perché è molto utile. L'unica robetta è che purtroppo non ho il sensore, mi vedete? Sì. Il sensore che caldo, non so quanta acqua c'è effettivamente, però basta che apri la porta del gavone e vedi il livello. Di questa sì, di quella dietro no. Boh, adesso ve la faccio vedere. C'è da rimettere a posto tutta la dinetta adesso. Guardate che casino. Codino, ci pensi te? Sta, arriva qua sotto, se non sbaglio. Andiamo qua. Sì. Prima, sì. Mettila prima qua sotto e poi dopo infila laggiù. Ok, vai. E ora? Mandala, devi mandarlo nel... No, vedi il buco? Ah. Deve andare nel palo lì. Sì. Giusto. No, più sotto. Eh beh, sì, però è dritto. Ah, sì, 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 vai, vai. Devi sempre andare sotto e poi infilare prima l'angolo di là e poi vai a infilare quello di qua. Boom, poi fai così e sei a posto. Sta bluetti che è scarica e dovrei, anzi, tanto andiamo dentro al campeggio, poi la carico per forza, perché stare a zero le batterie al litio in teoria non è una bella cosa. Quindi, cioè, almeno è una cosa che mi ha sempre detto mio babbo, che non è una bella cosa portare le batterie al litio a zero. Quindi vorrei caricarla il prima possibile, la bluetti. Tutto un Tetris, raga, quando vivete in camper è purtroppo tutto un Tetris. E poi io c'ho anche troppo spazio, perciò ne ho approfittato per portare via tanta roba che non mi serve, così tanta roba. Questo tappo di sughero che non so da dove sia spuntato, dato che io non bevo. Ta-da! Che entrata seria, ragazzi, che c'è questo camper. Ma che entrata seria c'è questo bimbotto che ti dà il benvenuto. Guardate che bei colorini che c'è stasera. Loro li ho conosciuti prima, sono una famiglia molto molto simpatica. E guardate qua. Ieri sera siamo arrivati che era praticamente buio, stasera riesco a farvela vedere anche un po' al giorno. Abbiamo fatto anche una bellissima dronata, quindi spero siate felici. C'è qualcosa che non mi torna, perché prima era qua l'acqua, ora è là. E non l'abbiamo usata. E non perde, perché il rubinetto per aprirla è praticamente quello che vedete lì, ed è chiuso, perché sotto infatti non sta perdendo, vero? No? Che l'abbia pompata dentro la tanica principale? È probabile, no? Perché la pompa pompa direttamente nella pompa principale, nella tanica principale che c'è in dinetta. Voglio vedere se diminuisce, perché ora c'è il rubinetto aperto. Infatti non sta diminuendo. Allora, l'ha pompata praticamente nella tanica principale. Cioè l'ha spostata da qui, l'ha messa di là, giusto? Cioè, vi giuro, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Credo sia così, vado a controllare. Devo capire se è finita dentro qua l'acqua o meno.
L'ho messa qua. Figo. E prova un attimo a illuminare i pallini lassù. Era rosso, qui. Era prima, sì. È ancora rosso. Anzi, adesso siamo proprio pieni anche con le grigie. Però è ancora rosso il pallino delle acque. L'acqua c'è dentro questa. Però ci sta che magari non, essendo poca quella che c'era dentro la tanica, comunque mi dà rosso. Esatto. Se l'avessi fatta piena, probabilmente sarebbe tornato tipo un pallino e mezzo qua, dato che comunque quella là è metà di questa. Perché questa è 100 e quella là è 50. Però l'ho fatta poco più di metà, quindi conta che saranno stati 30 litri. Questa tiene 100. Ogni pallino quindi sarà 30 litri, quindi 30, 60, 90, perciò è rosso lo stesso. Se l'avessi fatta piena invece sarebbe tornata a un pallino e mezzo, quindi due pallini, probabilmente. Scrivetemi magari se, cioè, se l'ho pensata bene oppure ho detto una minchiata, perché mi fa piacere creare queste conversazioni, dato che comunque tra di noi ci sono dei camperisti esperti decennali e voglio imparare, quindi grazie. Le temperature si sono normalizzate un pochetto, neanche troppo, 34 gradi, però credetemi si sta molto molto meglio. E avete visto che robetta dal drone, pazzesco veramente. La Ludo si sta facendo la doccia, Codino sta dormendo e ci siamo fatti la doccia insieme fuori. E nulla, dai, ci vediamo domani, perché adesso noi c'è da pulire tutto il camper. Guardate che disastro, c'è la sabbia veramente ovunque, tutte le zampettine di Cody. E adesso c'è da pulire un po' tutto, ecco. Cucina, prima di mangiare facciamo una bella pulizia generale del camper, perché veramente è tanto tanto sporco. Quindi ci vediamo domani, prossimo video qua sul canale è come funziona Starlink, perché uno di voi me l'ha chiesto ed è già, a dire la verità, un po' di volte che me lo chiede, quindi mi dispiace se non l'ho fatto, mi sono completamente dimenticato, perciò domani lo faccio. Vado in un bel posticino e registro il video in una bella location, così almeno viene molto bello. E nulla, dai, ci vediamo domani. Bella.